qua. Facciamo qua, sì sì sì. Allora, direttore, è una grande vittoria e si cominciano ormai chiaramente a vedere i frutti anche della gestione nuova. Ecco, possiamo dire che è una vittoria anche della società questa. Questa è una vittoria, visto la domanda, parte dall'alto, parte dal Presidente, per primo. Il Presidente ha voluto questo anche rinnovamento, ha scelto tutte le persone che sono arrivate, dall'allenatore al nuovo direttore, ai giocatori, Tony è un giocatore che ha fortemente voluto il nostro Presidente. La gente lo deve sapere, anche i nostri tifosi devono sapere di questo. Quindi è una cosa che parte dall'alto, poi una cosa di squadra, una vittoria di squadra. Oggi i ragazzi hanno dimostrato grandissima determinazione, ha giocato molto bene. Quindi abbiamo fatto questi ultimi due mesi veramente da grande squadra. Qual è secondo lei il merito più grande di Ranieri? Beh, il merito di Ranieri è quello innanzitutto di aver creato una squadra, non un... perché il gruppo alla Roma ce l'ha sempre avuto. Una cosa che ho trovato molto, molto positiva e veramente interessante è che ho trovato un gruppo di persone molto unite. Claudio ha lavorato molto sulla squadra, sul fare squadra, definire bene ruoli, competenze, chi fa cosa, come la fa, quando la fa, con che responsabilità. E quindi questa cosa ha aiutato molto, secondo me, i giocatori, ha lavorato molto sulla loro autostima. E poi piano piano anche con la società stiamo cercando di fargli capire che la Roma è una grande società, è una grande squadra. Quindi loro devono continuare a avere molto fiducia in questo progetto. Tutto questo credo che abbia piano piano, poco alla volta, ma però siamo solo alla partenza. Non illudiamoci che questo è quello che la Roma vuole. La Roma vuole una squadra da vertice sempre, quindi il campionato secondo me è appena cominciato. Questa Juventus che fa adesso ferita, che, la, che vi aspetta sabato, ecco, è una, anche una sua vecchia conoscenza. Ecco, che effetto le fa? Niente. Particolarmente nessun effetto, mi fa effetto quello di averla sorpassata in classifica. Noi due mesi fa con i ragazzi parlavamo, ci eravamo dati questo obiettivo di arrivare a questa gara cercando un eventuale sorpasso, è venuto prima, ma questo è venuto prima per questo è tutto merito dei giocatori. Conoscendo l'ambiente. Che sono andati oltre quelle che erano le loro possibilità, quelle che erano le loro capacità, quindi tutto questo risultato sono merito dei giocatori e dell'allenatore. Conoscendo l'ambiente in bianco-nero, Ciro Ferrara si vedrà sulla panchina la prossima settimana? Sì, credo proprio di sì. Grazie. Grazie. E anche due parole per la Juventus che vi aspetta ferita. Noi dobbiamo pensare a noi. Abbiamo passato anche noi dei momenti brutti. Sappiamo di andare lì e affrontare una grandissima squadra. Dobbiamo essere concentrati come siamo stati oggi per tutti i 90 minuti. Preparare bene la gara durante la settimana per non trovare delle sorprese. E senti, ha detto Montali che eravate programmati, diciamo, il sorpasso della Juve, ma non così presto, ecco, ti sorprendo. Noi dobbiamo pensare a noi, passo per passo, è quello che stiamo facendo, cercando di preparare ogni gara, ogni avversario che affrontiamo, come abbiamo fatto oggi, cerchiamo di fare nelle prossime gare. La Roma però, Rodrigo, nettamente migliorata, enormemente migliorata. È una Roma che sa quello che vuole, che sta lavorando per ottenere fino alla fine. Che forse dovrebbe essere il tuo futuro, no? Anche insieme ai gol, cioè quello di Astra. No, la cosa più importante è che abbiamo affrontato questa partita molto difficile nel modo più giusto possibile. Alla fine abbiamo fatto una partita perfetta e il risultato dice tutto. Senti, la Juventus viene da una sconfitta, ecco, che dove vi aspettate per quella che ormai avete già sorpassato? Sì, ma Juventus è sempre una squadra molto forte, al di là se attraversa un periodo meno felice, però noi siamo consapevoli del nostro forza, andiamo lì umili, con obiettivo in testa di poter buttare punti a casa. Coppia con Laudata, no? Con Tonio, Luca Tonio, sta andando bene. Sta andando bene, soprattutto quando si vince così. Senti, con l'arrivo di Francesco, presumibilmente la prossima settimana, come la vedi questa? La vedo molto bella, perché quando c'è Francesco è ancora più bella. Senti, Tony ha fatto qualche festeggiamento particolare nel spogliatoio per questa doppietta? No, ha dovuto andare a far doppio. Grazie. Sì, come sei andata avanti? È un momento importante, stiamo bene, poi da qui a vincere l'Europa League mi sembra un passo troppo importante, viviamo alla giornata, ecco. Siamo una squadra che, come dicevo prima, sta vivendo un periodo molto di forma eccezionale, speriamo di tenerla fino alla fine. La Roma cambia con Ranieri, credi? Rispetto a chi? C'era Spalletti, dici? Cambia, cambiata, la mentalità, sì, è cambiata, in modo diverso
di approccio alla partita, però la squadra gioca bene come giocava bene anche con Spalletti. Conosci qualcosa per il greco campionato, perché la prossima sì, squadra è Panathinaikos? Sì, ho visto che ha fatto 5 vittorie consecutive in campionato, è una squadra con delle qualità importanti come Sissé, e quindi poi giocare lì ad Atene c'è sempre un clima molto caldo, quindi servirà la miglior Roma. Simone, senti una cosa? Punisce comunque il Genoa? Sì, un po' il nostro problema fuori casa, siamo stati bene nel campo e poi la prima occasione, soprattutto sui calci piazzati, prendiamo gol troppo facilmente. È la seconda volta penso che abbia poi chiuso la partita a fine primo tempo. Che succede però in difesa? Perché siete, mi sembra, la seconda squadra più battuta del campionato. Sì, è un problema che, come detto prima, fuori casa subiamo troppo, troppe disattenzioni, dobbiamo migliorare soprattutto fuori casa, cercare di stare più attenti, perché le squadre in casa come qua, col tipo così, ovviamente mettono pressione e noi andiamo in difficoltà subito. Senti, da difensore un giudizio su Luca Toni? Come l'hai visto il suo ritorno comunque in Italia, qui a Roma? Ma io lo conoscevo, ho giocato con lui a Palermo e Luca Toni è sempre un giocatore eccezionale, oltre a far gol è un uomo che tiene la palla, fa giocare bene anche gli altri, penso che sia il più forte attaccante in Italia. Grazie. Senti, vi siete portati appresso il contraccolpo negativo dell'eliminazione in Coppa, secondo te? No, quello penso di no, venivamo da una buona vittoria col Catania domenica scorsa, senza subire gol, e ovviamente un po' di fatica l'abbiamo male sentita, però niente, davanti a questa Roma oggi probabilmente non c'era niente da fare, poteva male finire 1-0, 2-0, però era troppo forte oggi. Grazie.